Non è un libro di denuncia, non è un'inchiesta, è la vicenda di una famiglia italiana in una scheggia d'Italia che si preferisce demonizzare piuttosto che capire. Nato a Casal di Principe, una storia in sospeso può portare a capire se essere uomini o lupi, come nel caso di Amedeo Letizia, che con la sua storia ci fa entrare in una realtà quasi in maniera familiare, facendoci ascoltare dall'interno quello che a tratti è un dialogo cadenzato con l'autrice della storia, Paola Zanuttini, e per un altro verso è un racconto che assume le linee dell'indagine. Perché non è automatico che se nasci a Casale diventi camorrista, è casomai vero che se nasci a Casale sai cosa vuol dire esserlo. Nato a Casal di Principe, edito da Minimum Fax, è il tentativo di raccontare una realtà come anche il volerla fissare nel tempo. C'era tanta gente ieri sera alla Feltrinelli Express di Piazza Garibaldi a Napoli, come documentano le immagini girate da Umberto De Simone. Tanta gente per capire cosa vuol dire essere casalesi nel senso culturale del termine. Parlare di Camorra, di Ovine, Sandokan è soltanto un lato delle storie casalesi, mentre fare un tour tra Casale, Aversa, Giugliano significa portare fuori storie in sospeso, appunto di perdite, partenze e ritorni, in una scrittura che sottolinea l'importanza della appartenenza a un luogo, senza dimenticare che esiste al di fuori di essa una realtà più grande che può chiamarsi Italia o modernità. Nato a Casal di Principe è il racconto di una giovinezza fatta di entusiasmi e frustrazioni del tutto normali, ma pervertiti dal contatto con la criminalità. Ascoltiamo Amedeo Letizia, intervistato dal nostro Nicola Pirozzi. Beh, sto in sospeso perché racconta della mia vita a Casal di Principe, dove sono successe una serie di vicissitudini, tra cui la sparizione di mio fratello, che è stato rapito a 21 anni da tre sconosciuti incappucciati, e non si è saputo più niente da 23 anni. Quindi in sospeso perché abbiamo cercato di ricostruire qualcosa con questo libro, ma non ci siamo riusciti ed è rimasto in sospeso. Paola Zanuttini, voi siete andati un attimo in profondità da quel che vedo, e quali sono gli spunti, diciamo i punti salienti di questa indagine? L'elemento secondo me qualificante del libro è che è una storia di famiglia tragica, perché il ragazzo che si vede in copertina è un ragazzo sparito, rapito da un clan di Camorra, di una delle faide casalesi, oltre 20 anni fa, quando Casale era veramente una polveriera. E questo libro è una sorta di romanzo di formazione, perché il personaggio che lo racconta, Amedeo Letizia, è il fratello di questo bambino qui, che poi è arrivato a poco più di 20 anni e poi non c'è più, e ti fa capire come Anni non si era padroni del proprio destino.